Giancarlo Raimondi è il direttore sportivo, vicino a lui Sergio Gozio, meccanici Tiziano Giacomini e Alberto Chiesa. E tu quest'anno avrai a disposizione 14 ragazzi. Vogliamo fargli un profilo. Arriva Simone Benedetti. Simone Benedetti diciamo è di soprazocco, è un primo anno, l'anno scorso sul finale ha fatto un bel finale di stagione e vediamo un po', i primi anni sono sempre da scoprire, nuova categoria, nuovi rapporti, nuovi chilometraggi. Speriamo in bene, comunque noi come sempre, come tutti i giovani, li facciamo crescere con calma, tranquillità e vediamo. E questo è importante. C'è poi Davide Chiesa. Anche lui è un primo anno, l'anno scorso correva una squadra di Varese. Vediamo un attimino anche lui di scoprirlo, adesso è un po' dietro di preparazione perché come tutti i primi anni vanno a scuola, vediamo più avanti. Anche Cristian Comaglio fa parte della squadra. Cristian Comaglio è 3 anni che è con noi, lo conosciamo benissimo, velocista, speriamo che quest'anno riesca a rendere di più anche per lui per degli altri anni. Luca Gamba. Luca Gamba è un secondo anno, l'anno scorso ha dimostrato di avere delle grandi qualità e quest'anno speriamo che migliori ancora. Mirko Gozio. È l'uomo d'esperienza, lui e Muffolini sono gli uomini di esperienza che abbiamo quest'anno, lo conosciamo da parecchi anni, com'è un attaccante, estroverso. E a scuola è sicuramente un campione. A scuola sì, sicuramente un campione. Andiamo avanti allora, perché abbiamo Alessio Larentis. Alessio è un terzo anno, è il primo anno che è qua con noi, però ha avuto 2 stagioni sfortunate e quest'anno speriamo che rifaccia quello che ha fatto da juniore, andando in maglia azzurra e vincendo delle gare importanti. Luca Muffolini, sempre sorridente e allegro. Muffolini è come Mirko. Un vecchio tra virgolette che dovrà indirizzare i giovani e dare il suo contributo e l'esperienza ai nuovi ragazzi. Cresce a vista d'occhio Stefano Nardelli. Stefano è stato una grandissima scoperta, allora, diciamo che non lo scoprivamo, non era un perfetto sconosciuto, è venuto qua 2 anni fa e ha già dimostrava di andare forte. L'anno scorso ha fatto un grandissimo salto di qualità con la vittoria con la scalata, facendo vedere delle grandi cose. Anche nelle corse a tappe. Quest'anno diciamo che lui e Tocchella sono i nostri punti di diamante, puntiamo molto su di loro e speriamo che rifaccia Nardelli una stagione come l'anno scorso, un po' più fortunata, e Alberto dia quello che deve dare. C'è poi ancora Pierpaolo Pizza. Pierpaolo è anche lui in primo anno, arriva quest'anno con noi, l'anno scorso ha vinto una corsa, passista scalatore, e vediamo un po' di farlo crescere come gli altri. Cristian Scerbo. Cristian Scerbo è un secondo anno, primo anno che è con noi, leggero, scalatore anche lui da scoprire perché non ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso, però l'abbiamo preso perché è un attaccante nato. Da quando l'ho visto da maggio-giugno ho cominciato a seguirlo, ha sbagliato pochissime fughe e è un uomo squadra. Fabio Tiefenthaler. Questo cognome non è nuovo alla GS Gavardo perché anni fa c'era il fratello che correva con noi e ha voluto venire assolutamente qua. Poi abbiamo fatto il gruppo Trentini perché lui è trentino, con Larentis e Nardelli, così almeno si possono allenare assieme e tutto. Alberto Tocchella arriva del Lago d'Iseo, da Salle Marasino, ha già fatto un accenno, ma è un ragazzo che quest'anno deve dare. Sì, ho già fatto un accenno prima, comunque deve dare quello che fino adesso non ha mai dato, cioè nel senso è sempre stato lì sempre con i migliori e si è sempre accontentato. Quest'anno non bisogna più accontentarsi di arrivare davanti, ma bisogna accontentarsi di vincere. E poi abbiamo Christopher Zaffaina. Christopher, anche lui è un nome, l'anno scorso era con noi, e il fratello è stato qua per 2 anni e è un secondo anno, e vediamo un attimino quest'anno che
di fargli ritrovare quello che faceva da juniores negli anni categorie precedenti. Edward Jesse arriva dall'Australia, sarà il vostro straniero, perché voi tutti gli anni avete lo straniero, e a quanto sembra sulla carta e dicono che va molto forte. L'anno scorso è venuto qua, ha fatto diciamo uno stage, voleva provare a correre in Europa, è un secondo anno, e l'anno scorso dalle poche corse che ha fatto abbiamo visto che è un ragazzo valido, classico ormai con la mentalità anglosassone, loro sono cresciuti molto nel ciclismo, lui ha deciso di fare questa esperienza e noi li accogliamo molto volentieri. Sono queste le sensazioni che arrivano Giancarlo Raimondi, i ragazzi stranieri, i ragazzi italiani, i bresciani che vogliono venire in questa squadra che ha 45 anni. Sì, sono grosse soddisfazioni queste, perché questa la nostra squadra, 45 anni di attività, non so quante ce ne siano in Italia che continuative abbiano, sono riusciti a fare, a dare una mano a questo sport e ai ragazzi per farli correre, fargli fare quello che a loro piace nella vita. Molti vanno a scuola, perciò la vostra stagione andrà, quando il sole spicchierà alla grande, andranno i programmi delle grandi corse, le corse internazionali e tutto quello che c'è in programma. Sì, noi naturalmente diciamo ai ragazzi, specialmente quelli che vanno a scuola, prima cosa la scuola, dopo quando si finisce la scuola si incomincia col ciclismo, perché mi sembra una cosa logica, è giusta, prima lo studio, poi prima il dovere e poi il piacere diciamo. Cosa vuoi vincere? Cosa voglio vincere? Sì. Ma mi piacerebbe molto un Recciotto o una corsa a tappe. Dopo quello che viene, viene, non abbiamo delle grandissime ambizioni, perché noi siamo una squadra, non vogliamo vittorie a tutti i costi. L'importante è comportarci bene e fare dello sport sano e pulito.